Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi mi trovo a Padola, in Comelico Superiore, provincia di Belluno, nord-est d'Italia, e vi porterò ad effettuare un breve trekking fotografico. Andremo nella zona di Malga Col Trondo, un posto meraviglioso, dove riusciremo ad effettuare, mi auguro, qualche bella fotografia e qualche ritrarre qualche bello scorcio. La giornata è piovigginosa, per cui non c'è il sole. Ci sono tante nuvole molto basse e dove andremo noi in questo momento e ci avvicineremo con la macchina, arriveremo anche a lambire la neve perché la temperatura è bassa. In questo momento ci sono 11 gradi sopra zero, però dove arriverò io con l'auto, saremo particolarmente alti come quota. Seguitemi. Eccoci qua, come vedete siamo all'ingresso della strada. Qui ci sono due cartelli. C'è la direzione sia per Malga Col Trondo che per Malga Rinfreddo. Arriveremo a quota 1880 e poi da lì partiamo a piedi per fare questa escursione. Speriamo di non trovare fulmini perché chiaramente il tempo è temporalesco, per cui insomma io parto, poi vediamo che accade e deciderò se restare o se tornare indietro. Guardate che meraviglia, adesso mi trovo in un punto molto suggestivo, questo è il fiume che scende, guardate quanta acqua che c'è in questo momento, fantastico, i colori sono spettacolari perché è da qualche giorno che piove, per cui questi ruscelli sono particolarmente carichi di acqua. Venite con me, vi faccio vedere quello che si può ammirare. La salita con la macchina è stata particolarmente impegnativa perché ho trovato molti tratti dove c'erano dei lavori boschivi in corso, quindi il manto stradale era particolarmente scivoloso. Fortunatamente ho un 4x4 per cui riesco ad addentrarmi un po' ovunque. Guardate questo bosco, che meraviglia! Ci sono dei colori spettacolari, ci sono gradazioni di verde che vanno dal verde più scuro a quello più luminoso, veramente molto bello, e dei giochi dei chiari scuri e dei contrasti che sono spettacolari. Guardate laggiù quella radice che si è alzata perché si è rovesciato l'albero, veramente molto bello. E guardate qui che colore, c'è un muschio che è spettacolare. Questa vegetazione che diventa di nuovo viva e rigogliosa dopo un inverno. Guardate, guardate che bello. Veramente fantastico. Si trovano molti tratti come questi dove ci sono delle pozze d'acqua che ci sono quasi dei mulinelli creati dall'acqua. Chissà quante trote ci sono all'interno di questi luoghi meravigliosi. Comunque continuate a seguirmi. Adesso continuo in questo percorso meraviglioso e vado in direzione di Malga Col Trondo, da dove lì poi si apre un panorama che è mozzafiato. Speriamo solo che le nuvole non siano troppo basse e che ci limitino nella veduta che c'è del paesaggio circostante.
momento sono arrivato a Maga Coltrondo, guardate che meraviglia, luogo meraviglioso. In questo momento è chiusa, ma se guardate in lontananza, ecco lì ci sarebbe il Monte Spina, c'è anche adesso chiaramente, ma è chiaramente coperto dalle nuvole che probabilmente fra poco si alzeranno anche. E dietro le nuvole si intravede il crinale completamente innevato, spettacolo. Mentre più sulla destra abbiamo tutta la valle che va verso il Comelico e da qui riusciamo ad intravedere Padola, paese meraviglioso, con tutte le sue vie, la sua piazza fantastica e tutto quello che si può provare visitando un paese così bello, Dolomiti. Guardate che meraviglia, qui è veramente fantastico. Tra l'altro in questo momento non c'è nessuno, sono praticamente da solo e in questa malga, che guardate che bellissimo affresco, questo è Malga Coltrondo, regola di Casa Mazzagno, questo è un affresco fantastico, guardate che colori meravigliosi, che è stato realizzato dai frescanti, mastri artisti che fanno parte del Simposio di Arte Comelico, nota associazione, storica associazione del Comelico che raccoglie gli artisti locali e che sempre più si fa conoscere. Guardate questa panchina, che meraviglia. Qui abbiamo un Cristo con dei fiori e il panorama che si apre è incredibile. L'aria, devo dire, è frizzantina. Non so quanti gradi ci sono in questo momento, ma si percepisce che sembra quasi di non essere nel mese di maggio del 2023, ma sembra di essere più in autunno, perché veramente il clima è particolarmente fresco. Tra l'altro, la cosa bella è che risalendo questi territori in queste giornate di pioggia, è chiaro che non si trova la folla, per cui c'è l'ambiente ideale per poter scattare qualche bella fotografia nel completo silenzio e relax di questo territorio. Guardate, qui troviamo ancora della neve, che è un rimasuglio delle nevicate di questi giorni, ma sono sicuro che se salgo un po' a piedi in quella direzione mi trovo in una landa desolata e innevata. Ma guardate qui che ruscello. Praticamente ci si trova a camminare e si scoprono queste meraviglie. Guardate, guardate. È spettacolare. Ha piovuto talmente tanto che il sentiero è di fatto si è trasformato in un rigagnolo d'acqua. Guardate che meraviglia che ci regala la natura. Colori fantastici, c'è tutto un rifiorire perché l'inverno è appena finito e questa acqua che è arrivata durante queste giornate ha ravvivato tutto. Guardate questo fiume d'acqua. Poi ci sono tanti laghetti che si formano. Qui pensate che in estate si percorre questo tratto con la mountain bike e in questi laghetti ci sono proprio rane e rospi che popolano. Guardate. Adesso in questo momento sembra non esserci nulla perché chiaramente il tutto nasce dalle piogge di questi giorni, però vi posso assicurare che questo è un. Tra l'altro c'è anche il famoso laghetto dei Rospi che abbiamo visto prima sull'infografica. Lago dei Rospi perché proprio qui trovano l'habitat naturale per riprodursi. Ora sto camminando in direzione dell'Alpe di Nemes,
è un altro luogo molto bello da visitare. C'è qualche timido fiorellino che inizia a sbocciare. Qui abbiamo un altro laghetto e la neve. Guardate che spettacolo. La cosa bella è che da un lato è anche inquietante sotto certi aspetti. Non siamo più abituati a sentire questo silenzio. Non c'è nessun tipo di rumore se non il rumore della pioggia e dei ruscelli. Ecco, guardate questo tronco di questo albero che con il peso della neve praticamente si è rovesciato e ha fatto emergere tutte le radici che erano ben ancorate a terra. Guardate, pazzesco. Qui c'è anche una zona paludosa, ora provo ad addentrarmi, ma si vede benissimo, guardate l'acqua, molto bello. Un posto pazzesco questo qui. Qui abbiamo tanti abeti, dei pini e poi tutte queste piante che sembra quasi vogliano coprire il terreno. Guardate, provate a immaginare qui fra un mesetto, quando queste piante faranno dei fiori, che colori e che tonalità si possono ammirare. C'è ancora molta neve, devo dire. Nei tratti dove non batte il sole, esposti a nord, la neve deve ancora andarsene. Sono molto belli questi sentieri perché facili da percorrere. Tra l'altro il terreno è morbidissimo, sembra di camminare con delle pantofole perché è chiaramente intriso d'acqua per le piogge. Molto molto bello. Guardate, ecco qua si apre un'altra veduta molto suggestiva. Qui abbiamo tutta questa zona paludosa, tra l'altro contraddistinta da queste tonalità di colore sull'ocra giallo, perché sono i colori ancora dell'autunno, qui deve ancora ricrearsi l'erba fresca, con dei piccoli tratti dove il muschio fa così da contrasto tra il giallo ocra e questo verde smeraldo. Guardate che cosa incredibile. Continuiamo con la nostra gita perché qui ogni passo è una scoperta. Guardate questo larice, che meraviglia, fantastico, con tutti quei licheni che lo abbracciano. Guardate, adesso mi avvicino perché merita veramente. Questa è una zona ricca di mirtilli, guardate che spettacolo, fantastico. Una corteccia molto bella, più grigia dove batte la pioggia è, più aranciata dove il legno è un po' più protetto dall'acqua. Che dire, diciamo che sono delle gite fuori porta, delle piccole escursioni che lasciano a bocca aperta. Vale la pena prendersi un paio di orette e fare dei giri così, molto tra l'altro anche comodi, perché si riesce a raggiungere questo luogo con la macchina e poi con molta semplicità e facilità, insomma è una gita adatta a tutti, ci si può addentrare nel bosco. Come vedete i sentieri sono molto facili, non ci sono pendii o dislivelli tali da rendere il percorso difficile o inaccessibile. Anche chi non è particolarmente allenato lo può affrontare senza problemi. Guardate questo laghetto, che colore!
Ecco, in sottofondo c'è il rumore di qualche uccellino. Ci sono questi ruscelli rivoli d'acqua. E questi uccellini che sembra quasi vogliano annunciare la mia presenza. Guardate laggiù che luce. Incredibile. Lì abbiamo il sole dietro le nuvole che crea un fascio luminoso molto bello da vedere. Ora voglio farvi vedere questa neve quanto è soffice. Poserò il mio piede per darvi l'idea di... Guardate, è sofficissima. È pazzesca. È chiaramente neve fresca. Non è neve dello scorso anno, è la neve che è caduta questi giorni con queste precipitazioni. Penso che sarebbe stato molto suggestivo essere qui mentre nevicava. Ecco, consiglio sempre di essere attrezzati quando si va in montagna. Oggi mi sono portato chiaramente gli scarponi che mi sono cambiato quando sono sceso dall'auto. Questo per essere sicuro di avere un appoggio del piede molto fermo e sicuro, soprattutto in queste condizioni meteo, perché il tutto può diventare molto scivoloso. Dopodiché ho portato con me lo zaino con tutto il materiale fotografico. Ho sempre con me una torcia, una K-Way in modo tale da non prendere l'acqua, un pile. Guardate, adesso faccio questo piccolo crinale e dietro adesso ci sono le montagne, le meravigliose montagne del Comelico e di Padola, paese fantastico. C'è un altro video sul mio canale YouTube, Padola Fantastica, che vi linko qui sopra e vi consiglio di vedere, perché è un paese meraviglioso. Guardate che scorcio che c'è qui. Tra l'altro la pioggia in lontananza crea delle velature fenomenali e dei contrasti, dei chiari scuri che sono fotograficamente sono molto interessanti. Guardate, non so se dal video si riesce a percepire, ma vi posso assicurare che sta nevicando. Ora sono risalito in macchina perché le condizioni meteo erano un attimino troppo impegnative. Mi sposto un attimo verso valle e vedo se riesco a trovare un posto un po' più riparato per fare qualche fotografia. In questo momento sono sceso un attimo di quota e non ho più trovato le condizioni meteo di prima. È uscito un timido raggio di sole e mi trovo in un posto meraviglioso. Guardate che spettacolo. Qui c'è una miriade di opportunità fotografiche. Guardate solo qui che meraviglia. Ci sono fiori e piantine di tutti i tipi, muschi, funghi, licheni. Ho tirato fuori la mia macchina fotografica e ho iniziato a fare qualche scatto. Adesso vediamo un attimo, sto usando il mio 105 macro 2.8, lente fantastica, e ci sono degli scorci molto belli anche all'interno del sottobosco, perché guardate qui, questo è un formicaio, guardate. Poi se noi continuiamo, abbiamo tutto questo sottobosco molto croccante, ma anche molto umido. Guardate questo albero con questa corteccia che è riempita di muschio. Sappiamo sempre che il muschio segna il nord, per cui dove c'è il muschio c'è il nord. Qui abbiamo altri scorci fotografici molto belli. Guardate questa pozza d'acqua qui davanti a me, che si è creata con le piogge, che va a far galleggiare queste foglie autunnali di questi meravigliosi alberi. Questi sono dei faggi, guardate come sono rigogliosi. In pochi giorni di pioggia hanno ripreso vita. Guardate questo fusto, che bello, bellissima pianta. Ma seguitemi, perché le condizioni di luce sono molto particolari. Ci sono momenti in cui esce il sole, per cui i contrasti sono molto forti e vale la pena fare qualche fotografia. Dunque, in questo momento ho montato la
mia 750 sul cavalletto e voglio fare la foto a questa bellissima fioritura di questa piantina che è proprio all'inizio della sua vita. Guardate che germogli fantastici. Ecco, la difficoltà nel realizzare questa foto sta nel riuscire a esporre bene la fotografia, perché abbiamo uno sfondo molto chiaro, c'è la luce del sole che siamo in controluce e c'è anche del vento, per cui devo riuscire a gestirmi con l'esposizione. In questo momento ho provato a fare un'inquadratura, la messa a fuoco deve essere chirurgica, dopodiché è chiaro che essendoci un po' di vento devo rimanere abbastanza alto con i tempi. Quindi facciamo una prova e vediamo che cosa succede. In questo momento sto curando la messa a fuoco in manuale, rigorosamente in manuale. Con questo mirino ottico si riesce a vedere veramente molto bene. Ora alzo un attimino gli ISO perché i tempi dall'esposimetro sono troppo lenti. L'esposizione è F11 di diaframma, 1/400 di secondo, ISO 1250. In questo modo tutelo tutte le alte luci e in post produzione poi eventualmente dovesse servire faccio un intervento leggero sulle ombre. Ora lascio la macchina con l'autoscatto e le lascio fare il suo lavoro. Vi metto subito dopo la foto e vediamo com'è venuta. Speriamo sia venuta bella. Che posso dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi vi ho portato alla Malga col Trondo. Siamo in Comelico Superiore, Padola, Dolomiti, nord-est d'Italia, patrimonio UNESCO. Posti meravigliosi. Cliccate sul mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Io faccio un video mediamente ogni settimana, per cui se vi interessano i contenuti, trekking fotografici, escursioni, qualcosa di curioso sul vivere in montagna nelle Dolomiti di Auronzo di Cadore e dintorni, seguitemi. Se volete restare sempre aggiornati, contattatemi su WhatsApp, ho anche Twitter e Instagram dove avete le notizie brevi manu. Comunque giornata fantastica, abbiamo trovato sole, un po' di nebbiolina, pioggia, addirittura la neve, cosa vogliamo di più? Siamo a maggio inoltrato del 2023 e queste cose accadono in montagna. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e grazie per la visione fino a questo momento. Ciao a tutti!